Le Marmarole sono delle bellissime montagne. Sono una parte di Dolomiti ancora sconosciuta. La casa, la sicurezza. Le Marmarole sono tutto per me. Ed è uno dei posti più belli dell'intero gruppo delle Dolomiti. Nel cuore del Cadore esiste un sentiero ad anello che tocca sette meravigliosi rifugi ai piedi delle montagne che ispirarono il grande Tiziano. Fra boschi, crode, cenge e forcelle si snoda uno dei trekking più belli e più selvaggi di questi luoghi, il Marmarole Runde. Marmarole Runde, giorno 1, dal parcheggio auto degli impianti del Monte Agudo è possibile raggiungere il rifugio con le seggiovie oppure, come faremo noi, a piedi in circa un'ora e mezza seguendo il segnavia 271 che si sviluppa da prima su comoda strada forestale e poi da quota 1300 circa su sentiero. Carichi? Andiamo? Carichissimi, via! Via! Prima tappa raggiunta. Buongiorno a tutti, sono Menetti Vincenzo, gestisco il rifugio Monte Agudo di Auronzo ormai da 10 anni e si lavora, si lavora, per fortuna. Allora, posti letto, 6 camere per 21 posti in totale. Si mangia dai canedeli, le tagliatelle coi funghi, si mangia i cascunziei, si mangia il cervo, si mangia un po' di tutto. Le Marmarole sono delle bellissime montagne, selvagge. Io ho sempre avuto passione di girarle, infatti aspetto fine stagione per andare a fare qualche giro. Sono bellissime e selvagge, come il Tiziano le definiva, pittoresche. A partire da questo rifugio si scia d'inverno, ci sono le piste, c'è sto giro delle Marmarole, poi in realtà ci sono 2 o 3 sentieri che vanno verso la Val d'Arin, verso Auronzo e verso anche Luzzo. Allora, voi adesso prendete il 271, andate verso Pian dei Buoi, poi raggiungerete prima il rifugio Ciareido, che ahimè è chiuso, poi c'è il Bayon, poi c'è il Chigiato, poi c'è la Capanna degli Alpini, poi c'è il Galassi e poi c'è l'ultimo rifugio San Marco a San Vito. Poi fate la Val di San Vito e tornate in Auronzo. Un bel trekking, una 50ina di chilometri circa. Provate a farlo, è bello, merita. Grazie mille. Le abbiamo viste fare queste tagliatelle, adesso le assaggiamo finalmente. Buon appetito! Buon appetito! Bene, dopo questo meraviglioso pranzo al rifugio Monte Agudo, proseguiamo per il sentiero 271 verso il Ciareido, che sarà la nostra seconda tappa.
Abbiamo appena oltrepassato il Col dei Buoi a quota 1804. Adesso ci restano gli ultimi 200 metri circa per arrivare alla seconda tappa del nostro Marmarole Runde. Questi boschi sono davvero affascinanti e pieni di porcini anche. Seconda tappa raggiunta. Purtroppo il rifugio è chiuso, quindi ci mangiamo una barretta. Chi volesse fare la Marmarole Runde e dormire anche qua, però c'è un bivacco invernale con 4 posti letto. Inizia a piovere. Qualche goccia, dai. Ma noi siamo fiduciosi che poi si riapre. Esatto. A dopo. A dopo. Peccato che non sia stata rinnovata la gestione a questo rifugio, perché c'è una vista incredibile a 360 gradi. Dietro di me tutte le Dolomiti di Sesto, cima 12, cima 11. Da questa parte invece abbiamo le Dolomiti Friulane, gli Spalti di Toro, si vede il Duranno, cima dei Preti. Mentre qui abbiamo il Monte Ciarito, che dà il nome al rifugio, che purtroppo è chiuso. Ci godiamo questa pace, ancora 10-15 minuti, poi ripartiremo per la nostra terza tappa, ovvero il rifugio Bayonne. Tappa raggiunta, via. Ciao a tutti, io sono Elia, sono qui al rifugio Bayonne, sono qui da 27 anni perché è un posto fantastico, è la mia vita. Non so se avete visto le montagne e tutto. Io lo gestisco solo da 2 anni, che me l'hanno dato in gestione dal mio mentore, che mi ha insegnato tutto quello che so me l'ha insegnato lui. Cerco di fare del mio meglio e tengo rifugio come me l'hanno lasciato i nostri vecchi, perché era una vecchia malga storica. Cerco di tenerla veramente come oracolo. Il mio piatto speciale è la zuppa del pastore, quella dentro tutto, dentro le coste d'argento. È una ricetta veramente della mia compagna, zucchine, patate, cipolla, curcuma, no? Non so cosa sia la curcuma, no? Farro, orzo, legumi e tutti i fagioli. E poi adesso, vabbè, il bosco ci sta regalando i porcini e i funghi, e quindi facciamo la zuppa ai porcini, facciamo le tagliatelle ai porcini, i gnocchi ai porcini, perché il bosco ci regala. Abbiamo tutto qui, basta prenderlo e portarlo in cucina. Io consiglio sempre di fare il sentiero del pastore, perché è bellissimo, è facile, è divertente, perché è anche un po' leggermente esposto, ma non pericoloso. Arrivi sul Tacco Grande e vedi un panorama pazzesco, scendi e torni qua, e poi puoi andare al rifugio Chiggiato. Da qua puoi partire e andare dove vuoi.
Basta non esagerare e basta non andare nel pericolo. Ecco, quello lo consiglio sempre. Le Marmarole sono tutto per me, perché è la mia casa. Perché sono arrivato qua a 14 anni, mi hanno dato un lavoro, mi hanno dato l'accoglienza, un rifugio, e per me è tutto. Il momento più bello è quando la gente va via contenta, hai fatto bene il tuo lavoro, e quando regali un sogno, no, e momenti di felicità e serenità alla gente. La gente lavora tutto il giorno, no? E ha i suoi problemi, hanno le sue cose, no? E tu devi solo cercare di dargli attimi di serenità. Io lo chiamo un pubblico, ma hai dei clienti, no? Che ognuno vuole le sue cose, chiaramente, no? E questa è la cosa più difficile da fare. E poi devi avere un team. Perché tu, io non ci metto la faccia, la giacca, vedi? Sì, sì, ma sono loro che fanno il lavoro. Marmarole, oh, quando il sol tramonta nella sera, me fe venire in mente una preghiera che da voce ta mamma me cantea lassù in cima, poiada fra le poste profumate, che nella madonetta tutta rosa che prega pa' i boccioli degli alpini. Grazie a tutti, grazie a voi, vi aspettiamo a Rifugio Bayonne col cuore. E noi ci vediamo al prossimo episodio con le altre tappe del Marmarole Runde.